Ragazzi, incredibile ma vero, ho incontrato per il Lille già due volte su quattro partite e solo uno il PSG. Incredibile. Allora, vediamo un po', qui c'è a fare i soliti cambi, tutta la formazione da cambiare quasi. Difesa tutta da rivedere, centrocampo da rivedere. Dopo i cambi è bello in forma e lo portiamo qui. Esa. Poi Leda e Kadek. Shaqiri, io metto dentro Shaqiri e tiriamo fuori Aouar. Ragazzi, sono tentato dal giocare così a due punte e poi e difesa a 5. Allora a posto di... no, mi sono sbagliato. Allora, eccolo qui, Dubois. Mettiamo Emerson a posto di Busto e poi Thiago Mendes lo togliamo e mettiamo dentro il nostro miglior centrocampista, che è Paquetà. Proviamo 5-1-4, chissà, forse sarà troppo sbilanciata, ma vediamo, dai. Proviamoci, al massimo faremo un po' di cambi se vediamo che gira male. 5-1-4, arcigniamente difensiva, molto su giocare sulle fasce e al centro del campo saremo un po' sguarniti, lasceremo buonasera, un po' di spazio in mezzo. Vediamo che condizioni abbiamo stasera dall'avversario. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi siamo certi sì, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata, un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa. Che cornice di pubblico splendida, è certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. La partita Shaqiri, è stato splendido l'intervento del portiere, non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Slimani, ma vieni. Istinto da predatore. Cominciamo bene, ragazzi. Vediamo se la teniamo. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Rakim Maz. Ci prova. Burak. Usa le sue doti tecniche. Conclusione. La toglie dalla porta. Bravo, salva la sua porta. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Renato Sanchez, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Ci prova di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Pallone lungo in verticale. Può vedere la porta da lì. No. Fa buona guardia Anthony Lopez. Sono uscito io, Il portiere fa il suo dovere. Era sicuro di averla piazzata dove molto, il portiere non bene, sarebbe ma mai arrivato. Si sbagliava tantissimo. Fabio. Occhio, ragazzi. Occhio. Bene. Gioca una palla lunga. Vai Slimani, vai. Non arriva nessuno. Grandissima lettura, riconquista il pallone. David. Si propone in mezzo. Grande Dubois. Pallone interessante, in verticale. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. David. Bravo Denayer.
dalla Shaqiri. Provano a partire in velocità. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Attenzione, può avanzare e tirare. No. André. Bamba. Sulla fascia, in profondità. Se ne va. Chance per tirare. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Bamba. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Renato Sanchez. Va via in profondità. Grande Emerson. Vai tocco. Bella azione sulla corsia di sinistra. Prova a darla profonda nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. Canto. Shaqiri. Grande movimento nello spazio. Pallone rasolera in aria. Dicone. Buona la sua progressione palla a piede. Occhio, può andare. Vede lo scatto e cerca la profondità. E passa. Occhio al tiro. Infilza il portiere. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Impressionante. Un gol d'accademia. Da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Vai. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto... Slimani! No! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Sceglie di andare per vie verticali. Iconè. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. C'è spazio per calciare. Prova a darla profonda nello spazio. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito. Ed evita il gol. Fuori gioco. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Terribile. Sfugge via. Renato Sanchez. Iconè. Addizionale, un minuto. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Grave distrazione qui. È riuscito a passare. Ci prova con un pallone profondo. Mannaggia. È stato un bel primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a uno scontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio. Dai ragazzi, dai. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Alla fine di questa prima frazione. Il Lione dà il calcio d'inizio del secondo tempo. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Pallone interessante in verticale. Ci prova con un pallone profondo. Sfugge all'avversario con un numero. No. Intervento difensivo molto tempestivo, interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione.
riceve il passaggio. Prova a tirare. No. No, 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 no. E adesso possono tornare a controllare il match. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Dembélé! Non è riuscito a trovare il gol. È arrivato al cross con troppa semplicità. Non puoi permetterti di subire un traversone da una zona così delicata. Sbagliato tantissimo, non lo so, forse un po' troppo squilibrata questa squadra, però ci provo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Timothy Weah può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Fastidio che mi dà. Bravo Paquetà, bravo. Cerca la fondo, palla al piede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il ottimo salvataggio. Prova a darla profonda nello spazio. No, sto sbagliando. Bambissimo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Ecco il splendida reazione del portiere. Dai ragazzi, e dai che siamo un'altra grandissima parata. Stiamo andando bene. Dai, 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 ce la facciamo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pericolo in alto. Baltio, la sfera in tre porta. E vai. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. È come se il gol grandissimo Paquetà, grandissimo, grandissimo. Che tiro, ragazzi. Vai, vai, forza, forza. Adesso la partita può diventare bellissima. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Sanchez, maledetto. Ah. Sceglie di andare per vie verticali. Ecco un'occasione di contropiede. Può liberare il tiro. Guadagna metri. Pronto al tiro. Palla dentro di Dembélé. Ah, non ci sono arrivato. Beh. Grande Dubois, vai. Ah. No. Va alla ricerca di un compagno davanti. Si fa avanti in territorio nemico. Si libera la grande. Grande slalom. Iconé. Palla del Cercol. Un grande intervento del portiere. Lucas Paquetà ha già lasciato il segno oggi. Vai, vai, vai. No. Bravo. Shaqiri. Pallone interessante, in verticale. E trova il compagno. Palla dentro di Dembélé. No. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Si può pareggiare. Iconé. Vede lo scatto e cerca la profondità. David riceve un bel pallone. Calcio di punizione per il Lille. Bah, mi sono accorto. Che partita, ragazzi. Cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui. Cattura uomo. Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Errore qui, pallone sprecato. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Renato Sanchez. André. Oggi autore di un assist. Gran controllo di palla. Vai. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. No, perché non l'hai presa?
Renato Sanchez prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. No, Shaqiri. Renato Sanchez ci prova con un pallone profondo. Bravi, vai Emerson, vai, vai, vai. Cercare l'ultimo a fondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Se ne va, ha spazio per cercare il gol. No. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Il y aura 2 minuti di temps additionnel. Prova a darla profonda nello spazio. Lancio lungo del portiere. Botman era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Bamba. E passa. Allontana il pericolo. Supplementari ragazzi. Sono passati 90 minuti, sui tempi supplementari. Sono evidentemente allora, stanchi e sembrava proprio aspettassero il fischio finale con trepidazione. Chi potrei far entrare? Però non è finita qui. Questo scontro non può concludersi con un semplice pareggio. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90 minuti. Siamo tutti parità fra queste due squadre. Adesso i giocatori dovranno trovare le energie residue per dare tutto nei supplementari. Non so se mettere meno offensiva perché abbiamo rischiato tanto. Mi sa di sì, metto più equilibrato. Vediamo ragazzi, è dura. E comincia il primo tempo supplementare. Siamo allo stallo assoluto. Parità perfetta tra le due squadre. Vedremo chi avrà la meglio. Se ne va in scioltezza. Grande Emerson. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. André. Reinildo. Pallone interessante, in verticale. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. Dalla bandierina? Non pensavo averla toccata. Vede la porta da qui, occhio che tira. No! Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Non ci credo. E passano in vantaggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sulla fascia, è libero. Grande intervento, vale come un gol. No! Occhio alla conclusione! No, dai! Non ci credo, cioè, bravo. Possono gestire con più calma. Stanchezza mia e dei giocatori. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Non vogliamo. E si riparte con due gol di vantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Dembélé! Palo! Dubois. Prova il tiro al volo. Ha sprecato una buona palla. Io non capisco se questi tiri da lontano sono un modo di sfogare la frustrazione oppure non hanno veramente altre frecce al loro arco. Devono cercare alternative per forza. André. Iconé si spinge in avanti sulla destra. Si libera la grande. Iconé. Crossa il pallone a centro area. Bomba! Ci arriva di nuovo. Fuori gioco. Guardaline sventola la bandierina. Gol irregolare. Anche se il pubblico si lamenta, è stata una decisione. E l'arbitro dice che può bastare, termina il primo tempo supplementare.
A questo punto una giocata, un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. Pronti via, si sta già giocando. Ma dove? Uno scontro fin qui davvero epico, non c'è che dire. I giocatori in campo saranno stanchi. Vediamo quanto possono ancora offrire. Botman. André. Palla in avanti verso il compagno. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Può tentare la conclusione. Ecco la rete. E siamo crollati. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. È chiusa proprio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Prova a darla profonda nello spazio. Riceve in ottima posizione. Posizione irregolare però. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Mette il turbo. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante, in verticale. Attenzione, può avanzare e tirare. Slam qui, deve tirare. Beffa l'estremo difensore. Prendiamo meno. E vedremo se questa grande volta la loro forza mentale per credere nell'impresa. Nessuna possibilità. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Icone! Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. André. Renato Sanchez. Vede lo scatto e cerca la profondità. Rubare palloni così non è mai un caso. Pallone interessante, in verticale. André. Prova a darla profonda nello spazio. E ragazzi, è andata così. Purtroppo è andata male. Troppo squilibrata la squadra con il 5-1-4. E vabbè, ci ho provato. Al prossimo video. Ciao.